Andiamo a Genova, all'Ilva, dove questa mattina c'è stata l'occupazione della fabbrica. Fabbrica occupata e corteo per le strade della delegazione di Cornigliano, dei dipendenti Ilva della FIOM di Genova. Hanno varcato i cancelli tra i cori l'accordo di programma non si tocca con i mezzi da lavoro al seguito, dopo che l'assemblea dei lavoratori dell'Ilva, convocata questa mattina da FIOM e FAIMS, ha deciso l'occupazione della fabbrica per alzata di mano. Blocco stradale nei pressi della stazione di Cornigliano e strada chiusa al traffico. Ma metà dei lavoratori è al lavoro e alla manifestazione non sono presenti tutte le sigle sindacali, come spiega Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. È stata organizzata solo dalla FIOM CGL, FIM e WILM non hanno aderito a queste iniziative e questa mattina ci sono stati episodi piuttosto gravi di intimidazione. In assemblea non è stato consentito a chi aveva opinioni diverse di parlare. Ci sembra che il problema sia ancora più grave, sia quello del futuro dell'Ilva e non se sì o no ci sarà ancora l'accordo di programma. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.